Figlio mio, quando incontri un poverello, fatte conto te vede Gesù Cristo. E quando un uomo dice ho fame, tristo chi non gli butta un tozzo nel cappello. Chissà quel vecchio con i cenci sui che un anno addietro non avessi modo la carità de poter falla a lui. E noi, che grazie a Dio oggi magniamo, magneremo domani. Eccolo il nodo. Tutti l'uomini so figli d'Adamo. Tutti gli uomini sono figli d'Adamo, un'espressione mai sentita, no? Tutti gli uomini sono fratelli in quanto tutti figli di un uomo, non in quanto cristiani, in quanto islamici, in quanto bianchi, in quanto neri, no. Tutti gli uomini sono fratelli tra loro in quanto figli dello stesso, peraltro Adamo, cioè un uomo che sbaglia, perché tutti gli uomini ovviamente sbagliano. Ed ecco un altro sonetto in cui si coglie di questo popolo, avete sentito, cacerone, imbroglione, eccetera, si coglie invece un elemento fondamentale. Sentite questa bona famiglia, questo interno romano, in cui c'è una famiglia, manca la mamma, sentirete, c'è una nonna, due figli, lui è il ragazzo che parla in Clementina, è tata. Tata che è papà che è andato a lavorare, a un certo punto torna e a quel punto sentirete che cena che fanno e quello che cosa avviene dopo la cena. Questo sonetto si intitola La buona famiglia. Mi nonna, a un'ora di notte che vi è tata, se leva da filà, povera vecchia, attizza un carboncello, ci apparecchia e mangiamo due fronne d'insalata. Qualche volta se famo una frittata che si la mette al lume, cioè se specchia come fosse attraverso d'un'orecchia. Quattro noci. E cena è terminata. Poi, nel mentre che io, tata e Crementina seguitamo un par d'ora di sgoccetto, lei sparecchia e arrissetta la cucina. E appena visto il forno al bucaletto, una pisciatina, una salve regina, e in santa pace ce ne andiamo a letto. Ma che cos'è questo sonetto? Un sonetto strabiliante. Avete sentito quest'ultimo, questo penultimo verso, una pisciatina, una serpe regina, no? Cioè, l'uomo è fatto di bisogni materiali e di bisogni spirituali, solo se li assolviamo tutti e due possiamo andare a dormire in santa pace a letto. Vi rubo un attimo solo per dirvi. Su questo sonetto il mio allievo una settimana fa mi ha detto un'osservazione, Giovanni. Questo è un sonetto profondamente cristiano. Perché è un comportamento davvero cristiano, fatto di incontro, di conoscenza, ma fatto non nell'esibizione, non nella piazza, non come fanno i preti, come fa il Papa che va in giro, eccetera, ma nel segreto di una casa, nel segreto di un luogo. È Matteo 6, no? Quando fa l'elemosina, non ti fa vedere, quello lo fanno gli ipocriti, quello lo fanno i buffoni. Quando la fai, falla senza fartene accorgere. Questo mi ha detto la mia allieva e non ci avevo pensato. Questo sonetto della buona famiglia come un sonetto profondamente e autenticamente cristiano. Qua c'è una madre disperata, disperata. La famiglia poverella, tata è uscito, è andato a lavorare, poveraccio lui, chissà quanto si avrà guadagnato una lira. Siamo in una situazione di assoluta povertà, vergogna a quella Roma, città santa, vergogna a quella Roma, città capitale del cattolicesimo, capoluogo più bello del mondo, perché dentro Roma c'è questa realtà che Belli finalmente svela, finalmente ci fa conoscere questa famiglia poverella con questa madre che sentirete cerca di ne fa qualcosa per questi poveri figli, ma non c'è nulla. Quiete, creature mie, statevi quiete. Sì, figli, zitti, che mommo vietata. Oh, vergine del pianto addolorata, provvedetemi voi, che lo potete. No, viscere mie care, non piagnete, non me fate morire così accurata. Lui qualche cosa l'aveva buscata, e piglieremo il pane e magnerete. Se capissi voi il bene che ve voglio. Che dici, Peppe? Non vuoi stare all'oscuro? Fio, com'ho da farsi, non c'è olio. E tu, Lalla, che hai? Povera Lalla, hai freddo?
Ebbene, non mettete lì al muro. Vieni in braccio a mamma tua che ti riscalda. Vi abbraccio a mamma tua che sta in scala, questo fanno le madri, avete sentito quel meraviglioso verso 8 e pieremo il pane e mangerete. Lo notava Giovanni Pascoli, che inserì questo sonetto nell'antologia Fior da Fiore per la scuola della fine dell'Ottocento. Pieremo, ma i primi a mangiare sarete voi figli. Guardate, era, lo sapete benissimo, no? Non era così assolutamente. I figli mangiavano per ultimi, no? Nelle famiglie, mica solo romane, in tutte le famiglie fino a pochissimo tempo fa. E finiamo con due sonetti in cui si parla di un mondo che non c'è più. Assessore mio, qui parliamo della politica, perciò sentirete che quelle cose che dice Belli oggi non accadono più. Il primo si chiama Limagni. Il secondo, beh, però sul secondo devo fare una minima spiegazione. Allora, il primo si intitola Limagni, il mangiare in questo caso, diversamente dal mangiare della famiglia poverella che non c'è, beh. Pio un posto al teatro del Pavone e ci trovo per farsa Carlo Magno. Entro in chiesa alla predica e un fratone mi butta avanti San Gregorio Magno, ma fermo dal Santaro in sul cantone e sta vendendo un San Leone Magno. Vado all'Arcadia, rivia il padrone e sento nominare Lesandro Magno. Cazzo! E sì, quel che dicono, sti magni sono sovrani, e perché sti distintivi? E i sovrani non sono tutti i compagni. Saranno un po' più belli, un po' più brutti, può essere meno buoni o più cattivi. Ma articolo magnà, magnano tutti. Anche qua attenzione Belli, eh? Belli che è un delinquente, il penultimo verso l'avete sentito, possono essere o meno buoni o più cattivi. Cioè la stessa cosa, no o meno buoni o più buoni. O meno buoni o più cattivi è la stessa cosa, eh? Non l'avevate notato, infatti. E invece attenzione a Belli perché mette sempre delle trappole. Articolo magnà, magnino tutti, assessore, oggi non è più così. Come non è più così? E finiamo con questo sonetto, un sonetto che si intitola Li sparagni, sparagnare e risparmiare. Allora vi devo spiegare, abbiate pazienza, forse ho pure parlato troppo, ma per entrare in Belli, ecco perché c'è bisogno di una introduzione, ci dobbiamo entrare conoscendo delle cose. Lui dice, vivendo Papa Pio, il primo Papa di cui parla è Pio VII, che Roma aveva 14 rioni e mise un presidente per rione, come oggi i municipi. Papa Leone, Leone XII, fa diventare questi 14 rioni, ne fa diventare 7. Il successivo Pio, Pio VIII, che sentirete nominare, venne un altro Pio, Pio VIII, che rimise 14 sonetti e non più 7. Allora, sentite adesso cosa accade e come verranno utilizzate, insomma, certe nomine, certi ruoli. E caro assessore, noi lo sappiamo, questa cosa avveniva il 3 dicembre del 1832, ma oggi, 21 luglio 2017, non accade più, come sentirete. E infatti si intitola lì Sparagni. Vivendo Papa Pio, messe ugualmente a Roma un presidente per Urione. Come fu morto lui, Papa Leone, ristrinse ogni due Urioni un presidente. Ma agli 7 scartati, puramente, gli seguitò a far dare la subvenzione. Poi venne un altro Pio, d'antra opinione, che rimesse quel che era anticamente. Però gli 7 presidenti novi, lui non li ripigliò dagli elevati e perciò stantri musi oggi ci trovi. Non c'è meglio de quando se sparagna. E a così, de 14 pagati mo so 21 e ognun de questi magna.